Eccoci qui, cari amici, continua questa entusiasmante puntata di Te la do io la Malesia. In questo momento mi trovo alla fermata dell'autobus. Vabbè, i mezzi cittadini, quindi l'autobus, la monorotaia che è lì sopra, sono sempre mezzi preferenziali rispetto ai taxi, perché prima di tutto sono un mezzo più ecologico e in secondo luogo permettono di risparmiare, soprattutto in previsione di viaggi di molto lunghi, prolungati. È chiaro che se il vostro fine è fare un viaggio di una settimana, non state magari neanche lì a utilizzare i mezzi pubblici, utilizzate il taxi davanti all'hotel, è il metodo più comodo. Però per chi come me che ama delle permanenze prolungate e l'amalgama con le persone, a me piace tantissimo utilizzare i mezzi pubblici, non è un fattore economico, è proprio primo perché viaggi più rilassato, vanno tranquilli, hai modo anche di rapportarti meglio con il posto. Però diciamo, quello che volevo far vedere non era un qualcosa così a vuoto, è una cosa interessante che ho visto in diversi paesi. Già in Cina, parlo nel 2006, era molto più avanti questa cosa qui di qui. Guardate qua, le fermate degli autobus hanno il tabellone con su scritto il numero di ogni autobus, dove va e fra quanti minuti è previsto l'arrivo. Gli autobus sono dotati di sistema GPS, la macchinetta qua riesce a calcolare fra quanto tempo arriva, dove sono. In Cina addirittura c'era lo schermo che mostrava esattamente la loro posizione. Io parlo non nelle città, già addirittura nella campagna. Ecco, in Italia, soprattutto se viaggiate nei piccoli centri abitati, nemmeno sono indicate le fermate dell'autobus. La gente autoctona sa dov'è la fermata dell'autobus perché vive lì, lo sa da quando erano bambini, lo sanno, ma uno che viene da fuori veramente impazzisce in Italia su questo fatto qua, perché le fermate dell'autobus non sono né dichiarate, nemmeno segnalate, e tantomeno vi sono indicazioni che indicano che autobus si ferma, dove va, a che ora, quando. In Italia non si capisce niente, mentre in questi paesi, ma su tutto, sono veramente più avanti su ogni cosa. Cioè, l'Italia è purtroppo un paese antico, un paese medievale, la gente porta ancora quel retaggio medievale, sono ancora, e anche ecco, certi fenomeni come la mafia, l'andrangheta, sono anch'essi il sintomo di una cultura arretrata, ancora siamo indietro di centinaia di anni. L'Italia è un paese che vuole, si atteggia come uno dei paesi più avanzati al mondo, facciamo parte del G8, però nei fatti siamo l'Abissinia d'Europa, ecco. Eccoci qua, fermata dell'autobus. Gli autobus hanno un bellissimo anche cartellone luminoso frontale che indica dove vanno. Questo mio autobus. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima, continuate a seguire questa entusiasmante puntata di Te la do io la Malesia. Seguiranno altre puntate ancora più entusiasmanti di questa.